I comuni del Vallo di Diano si preparano a celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi, istituita dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e riconosciuta dalla legge numero 10 del 2013. La giornata ha lo scopo di promuovere la tutela dell'ambiente, la riduzione dell'inquinamento e la valorizzazione degli alberi. Ogni anno dunque vengono promosse iniziative volte ad incrementare la presenza del verde nelle cittadine. Tra le celebrazioni programmate nel Vallo di Diano ci sono gli eventi previsti a Padula, con la consegna degli alberi ai nati nel 2020 e a Sassano con il dono di 100 alberi ai bambini dell'infanzia. L'appuntamento è il prossimo 21 novembre. A Padula a promuovere l'iniziativa è l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Michela Cimino in collaborazione con, tra gli altri, l'Ordine dei Frati Minori. Al convento di San Francesco alle 9:30 è prevista la collocazione della tabella con QR code al Tiglio e la benedizione degli alberelli con la consegna ai nati nel 2020. A seguire alle 11 si terrà la Santa Messa cantata dal maestro Pietro Di Bianco e alle 12:30 la piantumazione degli alberi in Viale della Certosa. Giornata dedicata al verde e ai bambini anche a Sassano, dove il comune donerà 100 alberi ai bambini della scuola dell'infanzia. Appuntamento al municipio dalle 10 alle 13. Piantiamo il nostro futuro è lo slogan scelto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Rubino per la giornata che prevede la consegna delle piante da parte di Lello l'Alberello. L'evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.